È una mattina tranquilla a casa di Elena. Suo marito Pietro è fuori città per lavoro, suo figlio Stefano Giuseppe Maggio accompagna la piccola Beatrice Melissa Monti a scuola, ed Elena può godersi una serena colazione insieme alla figlia maggiore Arianna Laura Adriani. Distrattamente, ascoltano un servizio al telegiornale su un terribile incidente di elicottero avvenuto in Calabria, in cui ha perso la vita una giornalista famosa. Ancora non sa che su quel volo si trovava anche Pietro. Ci penserà la polizia, di lì a breve, a informarla che tra le vittime dell'incidente c'è anche suo marito. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo di nuovo la vita di Elena e dei suoi figli. Una domanda la perseguita: che ci faceva Pietro su quell'elicottero? Perché il marito non l'aveva informata? Cosa stava cercando? Elena si precipita sul luogo dell'incidente, dove è presente anche Andrea Fiore Roberto Farnesi, medico di frontiera in zone di guerra rientrato velocemente in Italia dall'Afghanistan dopo aver ricevuto la notizia che anche la sua compagna, la giornalista Vittoria Boschi Barbara Livi, era su quel maledetto elicottero. Andrea è un uomo enigmatico e affascinante, figlio del generale Gianmaria Fiore Luca Biagini. Anche un altro uomo si trova sul luogo dell'incidente, in disparte, che guarda da lontano e compiaciuto la scena del disastro. È Marco Ackerman Paolo Mazzarelli, figlio segreto del generale Fiore e fratellastro di Andrea. Un uomo senza scrupoli, animato da un odio viscerale nei confronti del fratello, a cui attribuisce la colpa del non amore di un padre che l'ha sempre tenuto ai margini, ad occuparsi del lavoro sporco, mentre Andrea era stato sempre considerato un eroe. I due fratelli sono agli antipodi. Andrea è un uomo coraggioso, che mette la sua professione e la sua vita a servizio degli altri. Marco è un uomo corrotto ed avido di potere, pronto a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. È sposato con Gloria Kelly e Valentina Cervi, e i due fanno parte di un sistema di potere marcio fino al midollo sempre più radicato nella capitale, che stanno scalando a velocità vertiginosa. La donna, oggi madre di un bambino di poco più di 2 anni, ha molti conti in sospeso con la famiglia Ferrante e in particolare con Gabriele Simon Grechi, il fratello di Elena, con il quale in passato ha avuto una relazione.